E buongiorno mie amate pussole, come state? Spero tutto bene. Noi davvero bene, perché ragazzi siamo sul MSC Euribia, che è una nave da crociera, perché siamo andati ai fiordi norvegesi. Oggi siamo in Germania e domani la nostra vacanza è finita. No. No, sulla vacanza sulla nave è finita, ecco. Perché poi staremo 3 giorni in Danimarca. Ma ho pensato, visto che me l'avete chiesto, di fare un tour di questa nave, perché Andre, sei pronto? Oggi ho pensato a quanto costa. Sono andata a googlare, questa nave costa 1 miliardo di euro. Vuol dire che praticamente sono 999 milioni. Ma non dobbiamo partire noi quelli? No, non dobbiamo partire, aspetta. 999 milioni di euro più un altro 1 milione di euro. Cioè, raga, da fuori testa. Però è bellissima. È veramente bellissima. E quindi ora, adesso che l'abbiamo scoperta, perché manca solo un giorno, vi porto a scoprirla insieme a noi. Andiamo! Posso dirlo io questo? Che cosa? Una figata, praticamente hanno fatto una feature che tu puoi giocare a Sudoku mentre aspetti l'ascensore. Non è vero. Come no? Non è vero, allora qua sono 6 ascensori, ce ne sono 6 da questo lato e 6 dall'altra parte. E questo è per chiamare l'ascensore. In base al piano dove devi andare, per esempio, dobbiamo andare al 12. Vediamo, ascensore! Ti dice E, tu ti metti davanti alla E. E? E giustamente arriva l'ascensore a prenderti e ti porta al piano senza che tu schiacci. Poi vi porto, prima che inizi a piovere perché sta già gocciolando, a vedere tutte le piscine. Tu goccioli sempre di sudore, anche. Andiamo. Wow, quanto è passato dalla clip di prima? Abbiamo la bamboo pool, che è la piscina coperta. Fatta interamente in bambù, quindi? Sì, più o meno. Vieni. L'acqua di bambù? Sì, sì. Se piove, oppure se fa troppo freddo fuori, c'è questa parte qua. Ha questa piscina più o meno riscaldata, mi sembra siano 27 gradi. E una cosa fighissima, Andre, lasciamela qua, faccio vedere, è che questa qua, come potete vedere, è bassissima, quindi Dante giocava, invece lì, là e anche sopra, poi ci andiamo, sono degli idromassaggi a 40 gradi. Lei, Andre l'ha fatto? Si può fare anche il bagno nudi, l'hai detto? Non è vero che si può fare il bagno nudi, no. Quanto è caldo l'idromassaggio? Stai male, brucia. 40 gradi, cioè non si respira. Una cosa importante se venite con i bambini piccoli, tipo Dante, oltre al pannolino dell'acqua dovete per forza mettergli il costumino, quindi portatevi anche il costumino, perché sennò non possono entrare. E questa è la parte esterna. Poi dove abbiamo fatto il corso di ballo? Non c'era praticamente avevo incastrato Andre per fare il corso di ballo, ma non si è presentato nessuno e quindi non abbiamo fatto il corso di ballo. Ah, io questo sì, ve la faccio vedere. Mente. Ah, nella mente. Questa è una piscina bellissima, alta 1,90 m, quindi veramente altissima. Quindi Pica non ci tocca. Ma neanche tu ci tocchi, Andre. E guardate che belli questi dry, dry si dice, Drys. Nell'acqua molto bassa, veramente stupenda. Visto che stiamo facendo il tour piscina, ho appena scoperto l'esistenza dopo 6 giorni di quella piscina lì che non avevo mai visto. Il primo giorno. Smettila. Anche quella lì c'è la temperatura 26, ma adesso saliamo dove vedete il ponte perché c'è l'acqua park. Eccoci arrivati qui, questo è l'acqua park, bellissimo. Adesso è chiuso perché sta venendo la pioggia, immagino. E quindi tu dove stai andando? Voglio farlo vedere da qui. Ah, ok. C'è una zona bellissima per i bimbi e poi tutti questi scivoli che fai con i gommoni. E poi c'è questo bellissimo percorso sospeso che io non ho fatto perché non mi facevano vloggare, quindi ero molto arrabbiata. Forse avevi paura. Non avevo paura. Che però è molto molto carino, vedete, gira tutto. Non l'hai fatto? Cerre me l'ho detto che era molto carino. Gira tutto intorno. Al mondo? No, non al mondo. Ma buongiorno, hai dormito ben 10 minuti. E adesso mentre Dante dorme andiamo che vi faccio vedere un'altra parte di nave. Abbiamo l'area dei ragazzini dai 12 ai 14 anni col biliardino, il calcetto. Ciao! Sì, io mi devo allontanare perché ormai sono 35 ragazzi, 35! E anche questa è un'area dedicata. Noi non possiamo entrare, Andre! Guarda, Teens Lab, io e Young dai 12 ai 14 e noi rimaniamo fuori. Io di un paio di mesi. Sì, certo. Sì, poi no. Qua sotto c'è il campo da calcetto e da basket e in più ci fanno lezioni di yoga, ho visto un po' di cose molto molto carine. Tu lo sai perché hai partecipato a tantissime di queste attività, giusto? Sì. Volete sì, sapere sì. Un segreto? Tra poco vedremo il posto preferito di Sabrina. Ok, ma è chiuso? No, il buffet. Ah. Non è chiuso il buffet, mai è chiuso. Oh, è aperto. Invece è aperto. Facciamo vedere, questa è l'area chicco per i bambini
sotto i 3 anni. Guardate quanto è carina quest'area Chicco. Ha un sacco di giochi. Io e Dante ci siamo venuti spessissimo, anche con il nostro papà, e abbiamo giocato con tutti questi giochini, vero? E c'è anche l'area con la televisione. E vi faccio vedere una cosa bellissima di questo mobile, che tiri fuori e queste diventano tutte poltrone. Adesso spegni perché posso mettere dentro. Hai visto che c'è anche un'altra di televisione? Sì. È un po' più retro? No, quello è un forno a microonde. Non sono sicuro. Per scaldare la pappa. C'è anche la nursery? No, però... Che carina la nursery! Ma la nursery aspetta. Non è l'infermiera? Quello è nurser. Ah, ok. Guarda qua! Per lavare le manine dei bimbi! Oppure... Sì, oppure i piedi, esatto. Spegni. Abbiamo un'altra area per i bimbi, guardate che bella. L'area del mare, con dentro io ho portato Dante a giocare con le costruzioni, c'è una lavagna digitale, come si chiama? Sì, lavagna digitale. Ma la fratella era in orizzonte, in verticale però. Ci sono un segreto, basta girarla. Ah, ok. Andre... TVB. Ti voglio bastonare. Per te. No, non ti voglio bastonare. Mi sa di sì. Questo è tipo il sogno di mio marito, ovvero la nostra nave fatta con i Lego, comprese le scialuppe di salvataggio. Sono passati 7 giorni, quindi adesso tu mi dici in 3 secondi dove siamo. In questo momento? Sì, 1, 2. Ok, ti è andata di fortuna. No, sparata solo perché ma non è vero, non è vero. Sono andata a Logica. Adesso andiamo avanti col nostro tour. Questo è uno dei 1000 bar che ci sono, che non vi faccio vedere tutti perché ce ne sono davvero tanti. Quelli che danno gli alcolici, il vino, ce ne sono troppi. Quindi guardate che bello, con tutta la terrazza panoramica. È uno che dà sogni e speranze. Per no, non c'è nessuno che dà sogni e speranze, Andre. Adesso, da veri montanari, facciamo le scale e non prendiamo l'ascensore e andiamo a cercare un'altra parte di intrattenimento molto molto bella. Sì, mi svelo un segreto, è la prima volta che fa le scale solo perché sta facendo il video. Ma non è perché che ha sempre preso l'ascensore. L'ho già fatte 3 volte. Anche per andare sullo stesso piano, che le abbiamo spiegato che non serve a niente, ma lei non lo capisce, prendeva l'ascensore. So già la battuta che devi fare. Allora, qua siamo nel mio abito perché non ho vissuto praticamente come sei si può andato dimostrare. Oggi solo una volta a provarla. Questo lo dici tu. C'è la palestra. No, grazie. Gigante, bellissima. Stupenda. Vi dico una cosa, mio marito ha portato la tuta da ginnastica e le scarpe per andare in palestra. Spoiler, è entrato solo a chiedere gli orari, non ha mai fatto assolutamente niente. Di fronte alla palestra troviamo lo Sportplex. Entriamo un po' e come potete vedere dalla luminosità delle cose è una sala giochi. L'artiglio. Qui abbiamo i simulatori delle Ferrari, cioè delle macchine Formula qualcosa. Qui abbiamo degli altri simulatori e qui abbiamo il cinema interattivo. E se ci spostiamo un po' abbiamo anche il bowling. Che bello! Perché non abbiamo mai giocato a bowling? Perché ogni volta che te lo chiedevamo tu ignoravi. Ma non è vero. Forza bimbo, guarda che bello strike. Qua la gente si annoia, lo sai. Vengono qua, dicono sempre, vengono qua davanti, dico, che palle. Tanto sei stupido. Domanda che sorge spontanea, sono a pagamento l'attività? Sì, quindi la sala giochi, i simulatori e l'affitto del campetto sono a pagamento. Scendiamo di un piano, Andre, al 15 e cosa troviamo? Non lo so, è la prima volta che lo visito, quindi... Che bugiardo. Una... Dice così perché al 15° piano c'è la nostra tappa preferita, ovvero il buffet. Perché sì, ci sono i ristoranti, anche i ristoranti a tema qui sulla nave, ma la cosa più bella di una crociera è che praticamente tutto il giorno e anche parte della notte tu trovi il buffet aperto con 1 miliardo di cibi diversi. E vi starete adesso... chiedendo come fa Sabrina a sapere tutte queste cose perché ha provato tutte le fasce orarie. Sì, adesso vi faccio vedere. Il pranzo dalle ore 11.30 alle ore 16.30. E voi vi chiederete cosa succede alle 16.30? Che inizia la merenda fino tipo alle 18.30 e poi ricomincia la cena. Siamo pronti? Venite nel mio posto magico. Mi dico iniziamo solo che ha il posto prenotato praticamente lei. Pizze! Formaggio, salumi, zuppe e pasta. Insalata. Cosa? E questa zona qui non penso che tu l'abbia, non t'ho mai vista. Sono 3 giorni che mangio insalata. Rosticceria. Ah,
Reparto solo pane. Cucina del mondo. Quindi quella con tutte le spezie. Qui tipo era un papadum fritto. Quanto è papadum fritto? Buonissimo. Patate, cavolfiore e curry, madra di agnello, tutte cose particolari del mondo. Altra insalata, perché qui ci tengono a essere... L'agnello. Lo so, che schifo, non si mangia l'agnello. La carne degli animali che accarezzo, in realtà tutte le carni non si mangiano. Cioè non si dovrebbero mangiare, io ne mangio pochissime. Mi sto cercando di ridurne, ma gli animali che accarezzo non riesco proprio a mangiarle. A colazione ci sono tutti i succhi di frutta. L'acqua qui è gratis al bicchiere. Se invece volete la bottiglietta, oppure a cena, dovete comprarvela. Quindi, l'acqua per Andre. A cena, se vai al ristorante. Ah sì, se vai al buffet c'è sempre questa acqua gratis. Però la cena... che è servita al ristorante, grazie, che faremo vedere stasera, lì per forza devi prendere l'acqua in bottiglia perché non puoi portartela da casa o dal self-service. Qua stanno pulendo perché la prossima cosa che metteranno è la merenda, lavorano metà buffet alla volta, tipo vedete adesso è chiusa perché stanno allestendo per la merenda, dovrei andare dall'altra parte. Andiamo così vi faccio vedere tutto. Qui stanno facendo il refill, come potete vedere è la parte di patatine e hamburger. Qui ci sono le salse. E poteva mancare la parte dei dolci e della frutta? Ovviamente no, e ce ne sono tantissimi. Ed ecco qui i fruttini. Una cosa molto carina sono questi monitor giganti che sono touchscreen, che vi dicono tutte le esperienze che si possono fare e puoi prenotare gli spettacoli, perché la sera ogni giorno sono degli spettacoli a teatro bellissimi che vi consiglio di prenotare la sera prima appena li mettono fuori, perché altrimenti i posti si esauriscono. Tra un po' che rimango in teatro. Capito, tipo quello di Spogliarellisti che hai fatto l'altro giorno in camera. Da poi l'hai preso? No, non c'è nessuno spettacolo di Spogliarellisti. Benvenuti nel settimo piano, ovvero una galleria, Andre, si può sì, dire? D'arte. Una galleria d'arte. Qui abbiamo... Ecco, qui è una zona dove non mi vedete mai. Sì, ma anche io non sono mai venuta, c'è la gioielleria. Ti cercano, Andre. No, gli stanno facendo la prova di evacuazione, no, ma noi l'abbiamo già fatta. Questa è l'allarme, stupida a bordo, ti hanno sgamato. Stupida a bordo? Sì. Qui abbiamo il ristorante giapponese, che anche questo qui è una cosa a parte, nel senso che ci dovete andarci, dovete pagarla voi. Poi ci sono i pacchetti, ovviamente, con l'experience. Noi siamo andati alla carta, abbiamo pagato non tanto, il giusto, e il cibo, ragazzi, il salmone, era una roba pazzesca, era buonissimo, ma davvero buonissimo. Vi faccio vedere un po' il dentro. E c'è anche questa parte qua, molto 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 bella. Qui abbiamo un pub. Pulle, tirare o spingere? Tirare. Siamo praticamente in una birreria, guardate che bella. Quante volte siamo venuti all'Irish Pub? Zero. Tre. Tu tre? Io sì. Zero. E quante volte ti sei divertito all'Irish Pub? Sì. Così sembra una brutta pubblicità però. Non all'Irish Pub. Ah, ok. Qui abbiamo un baretto bellissimo dove la sera fanno anche il karaoke. Dico bellissimo per il karaoke, ma io non sono mai venuta, quindi suppongo sia bellissimo. Tu ti sei esibito? Sono esibito, c'era tutta la foglia. Andrea! New Dope! Perché erano stranieri. Ah, ok. Ti giuro. Abbiamo anche l'area spa, ma noi siamo un po' troppo poveri e non potevamo permettercela. Cioè, allora, se mi vendo le ossa che poi mi mettono a posto, allora posso entrarci. E diciamo che non siamo mai stati, perché comunque, come è normale che siano, i massaggi, l'accesso alla spa costa un pochino. E noi col neonato poi non potevamo farlo, quindi non siamo mai stati. Scendiamo, l'accesso al buffet. Esatto, l'accesso al buffet gratis, quindi andavamo sempre lì. Scendiamo di un piano e vediamo la galleria da vicino. Ci sono le boutique con dentro i capi di vestiario veramente fighi, gli occhiali, abbiamo un po' di tutto qui sulle navi, ci sono anche gli orologi. E questa è una galleria, qua in questo caso stanno proiettando l'emergenza, se no sono tipo murales, cose bellissime fatte di artisti stupende. E poi questa è la navata centrale. Lo vogliamo dire? Vai, vogliamo dirlo. Stasera hanno proiettato un disegno alla creatura lì sotto. Non è vero. Gli artisti. Non è vero. Ma come no? Ah
Andre, ma la cioccolateria non l'abbiamo mai provata. No. Perché non abbiamo provato la cioccolateria? A parte che tu sei diabetico. Cioè, quel piccolo dettaglio. Wow. Però di questa marca qua, Jean-Philippe, io ho testato i gelati. Io non sono una persona che ama da morire i gelati, ma quello che c'è sulla nave è delizioso. Ma prima di farveli vedere, qui c'è un ristorante messicano. Vi dico la verità, non vedo spesso persone qui, lo trovo sempre un po' vuoto, però è bellissimo. Dimmi. Mi puoi dare un secondo la tua testa che devo controllare se hanno segnato i dati giusti? No. Dice così perché qua tutto si paga con la tessera della camera, alla quale tu hai collegato una carta di credito e quindi viene addebitato automaticamente sulla carta di credito, o se vuoi il giorno prima saldi con i contanti e paghi con i contanti. Ecco qui. Ah. Voi non avete idea di quanto sia buono questo gelato. Voi non avete idea di quante volte sia venuta Sabrina in questo posto. Sì, costicchia, perché mi sembra due palle sia sui 7 euro, ma mi giuro è delizioso. E ci sono anche le crepe. Veloce, andremo a registrare prima che la voce ci sovrasti. Veloce, e se avete un po' di soldi da spendere ci sono anche le borse. Dai, ma che palle. No, ha detto di guess. Ah, ci sono gli sconti guess. È vero, sono gli sconti la sera. Ogni giorno. Ogni giorno. Siamo venuti in una zona che io ho fatto. Fai vedere dietro. Qui. Abbiamo fotografato la nostra iride. È un po' inquietante però vedere quello sfondo così. Devo farvelo vedere perché è stato bellissimo. Ve lo dico già, costa tantissimo. Ma non solo qui in nave. E che c***o. Ci riproviamo, è che oggi dalla Germania sono imbarcate le altre persone, quindi la voce guida sta facendo gli annunci per la prova di evacuazione. Dicevo che ho fatto una roba fighissima che si chiama fotografa l'iride, c'è un po' anche dappertutto, anche a Milano l'ho trovata, costa tantissimo, però guardate che bello. Questo qua è il mio occhio che ho scoperto essere azzurro e ambra. Questo è quello di Ale che è nocciola e questo è quello di Dante che è un misto tra i nostri due. Un po' difficile da vedere, qua magari metteremo una foto dopo. Sì, ed è bellissimo, tipo la foto, solo la foto digitale l'ho pagata 130 euro. Io volevo questa 700 euro, ho detto vabbè, ci penso un attimo. Ma scusa, ma non ti conviene stampare la tua e non prendere quella? No, no, ma avrei stampato la mia, non avrei comprato quella. Abbiamo anche la vineria, che è stata tipo la tappa preferita di mio papà. È molto bello questo posto. Hai fatto tappa alla vineria? E basta con questi annunci, ci sto mettendo 6 ore a registrare il video. Questo è uno dei ristoranti dove si serve la cena. Mi sembra ce ne siano 2 o 3 diversi. Adesso se mi fanno entrare vi porto a vedere dove mangiamo noi. E questo qui invece è il nostro tavolo. Se vedete là in fondo ci sono i seggioloni, perché quello lì è di Dante. Una cosa che mi fa molto strano del ristorante è che il primo turno è alle 5:30. Quindi ci sono persone che vanno a mangiare alle 5:30, persone che vanno a mangiare alle 6:30, persone che vanno a mangiare alle 7:30, noi per esempio abbiamo quello alle 7:30, persone che vanno a mangiare alle 8:30. Ma come fai ad andare a mangiare alle 5:30 di sera? È impossibile! Hai fatto vedere il pianoforte dove io e Pico ogni sera ci esibiamo? Dove sarebbe? Qui sotto. No, non vi siete mai esibiti, sì, no? Sì, fra che io in un abito rosso lungo. Che bugiardo, guardate che belle scosciata. Che sono le scale. E lì sotto è la reception, che però non vi porto a vedere perché tanto è una reception. Vuoi sapere un aneddoto di queste fantastiche scale? Vai. È tipo quando sono state costruite. No, semplicemente tua sorella mi ha tenuto 1 ora e mezza per fare 2 foto. Come tutto il mondo. Io vedo su Instagram quando la gente va in crociera che sfoggia la foto sulle scale. Vabbè, a parte che non ne ho fatte, ma io sono una voce fuori dal coro. Capisco siano fighissime. Ma no, non è da me la foto sulle scale sberluccicose. È da me fare le foto con questo splendido pupo, vero? Questo splendido pupotto. E ovviamente il casinò non poteva mancare. Specialmente per mio padre che ogni sera è qua al casinò. Hai visto? Cosa? C'è il nome di Marino qua sopra? Guarda. Sedia. È la forma delle chiappe di Marino. Sì, sì, esatto. Papà, questa è la tua forma delle chiappe. E mentre saliamo sul ponte ho fatto un pit stop al piano 13 perché voglio farvi vedere le cabine. Questa è una cabina interna, quindi senza il balcone, quindi quella più economica. Eccola qua, c'è un po' di roba in giro perché è una settimana che viene utilizzata. No, perché c'è sede tua sorella in questa stanza, per quello c'è roba in giro. Vabbè, spicco i dettagli. Questi sono 2 letti sospesi, li trovo molto carini. E sotto un letto matrimoniale. Potremmo vedere il bagno? Non lo so, che forse ci sono dei regali. Ma che regali? Muoviti. Qua abbiamo un armadio e 2 armadi.
Cosa c'è? Niente. Ok. Ma la tua funziona senza la testa, sì. Avevi ragione. Allora, puoi notare forse della roba di tua sorella in giro. Sì, quelli siamo noi, ciao. Sì. Ciao. Bagno comunque molto carino, doccia, roba di mia sorella, compresi i suoi assorbenti. Sì. Sarà felicissima Nicole di vedere questa clip. Roba di tua sorella, vestiti, roba di tua sorella. E quelli di chi sono? Penso Cere, roba di tua sorella. Okay. Roba di tua sorella, roba di tua sorella. Perfetto, possiamo uscire. E poi per rifare la stanza, premete qua e viene rifatta la stanza. Cioè tipo un folletto magico, sì, che rifà la stanza. Tu fai così a casa? Sì. Maggiordomo? Wow, sto facendo il tour della nave. Questa invece è la nostra stanza, quindi una matrimoniale con la mia valigia. Grazie per la caramella. Prego, prego. Il bagno è identico a quello della precedente. Ma la differenza, ecco, qui abbiamo un balcone meraviglioso. Ovviamente ora faccia sul porto, che sembra un po' una discarica, ma immaginate quando sei in fase di crociera che vedi questa meraviglia. Specialmente quando siamo sui fiordi, è veramente bellissimo da guardare fuori. E molto molto freddo. Dimmi Andre. Dormi da sinistra di solito? No, devi scorreggiare, lo so già. Sì, lì dormo. Ok, allora mi siedo di là perché non voglio insorbare. Hai sicuramente già scorreggiato. Amor mio, tu hai un compito stasera. Mi manca la clip del teatro con lo spettacolo e ci pensi tu. Sì. Quindi, qui la clip. Sì. Lanciala. Vai. Che schifo di lancio. Eccoci tornati al luogo di partenza, ovvero le piscine sul tetto. Il nostro tour è finito, spero che vi sia piaciuto. È stata una settimana molto bella, molto diversa dalle vacanze a cui siamo abituati, che per me una volta nella vita, anche due o tre, ci sta. Quindi se potete permettervelo, anche se io posso dirvelo, in realtà costa meno andare in crociera che fare una settimana a Rimini, fidatevi, io lo farei perché è tutto bellissimo. Usciranno presto i video con qualche escursione, spero di tenervi compagnia, vi mando un bacio grandissimo e grazie per averci guardato. Chiuderà il video mia sorella dicendo qualcosa di intelligente. Dito nel culo! Ecco, un video serio. Sonnello, tegame, è pronta a cucinare. Prosciutto, salame, la voglio assaggiare. E il formaggio e la ricotta ed infine la pancetta. È buona, mi piace e la tengo molto stretta.